Ragazzi, oggi Aspi con la Ruba Tien. Lo avete già visto, dove stiamo? Stiamo al lago di Corbara, una pesca alternativa del lago di Corbara molto molto fruttuosa, che sono gli aspi con la Ruba Sien. Che cosa serve per pescare gli aspi con la Ruba Sien? Diciamo che serve ben poco. Servono bigattini, quindi diciamo che nell'ordine della pescata di 4 ore servono un chilo e mezzo di bigattini. Se cammina tanto, c'è tanta turbolenza, possiamo fare anche delle palle di colla da dargli dello scodello per radunarli di più, però bigatti a fionda, quindi serve ben poco. Bigattino, una fionda, vi faccio vedere la montatura che io uso per gli aspi, che è una montatura molto simile per pescare i gavedani, finale da 25 cm, un amo piccolo, che dopo vi andrò a spiegare che è fondamentale, un amo del 20 robusto, finale del 13, una spallinata di pallini dell'11 equidistanti. Io oggi ho usato, che è per me eccezionale come galleggiante, un Oxon passante, quindi passante proprio dentro al corpo, quindi diciamo indistruttibile, con un'asta sotto fina che riesci a fare benissimo anche gli inviti, un elastico del 200 cavo o anche il 2.3 se gli aspi diciamo sono di pesi importanti, comunque fra un 200 e un 2.3 cavo. Queste sono le cose fondamentali per pescare gli aspi con la Ruba Sien. Siccome l'aspio è un pesce, forse probabilmente è il predatore d'acqua dolce più veloce nella caccia, quindi noi ci permette la Ruba Sien di fare degli inviti molto lunghi e degli inviti repentivi, quindi molto molto forti, e questo stimola molto il pesce alla boccata, naturalmente entrando perfettamente sulla rosa di bigatti che cascano, perché verranno in caccia agli aspi e dentro i bigatti della fionda trovano il bigatto nostro. È una pesca divertentissima e sono poi anche pesci molto combattivi, quindi sono pesci che danno un sicuro divertimento. Diciamo che il vento probabilmente per il 100% dei pescatori è una cosa molto molto fastidiosa. Bene, la pesca degli aspi dobbiamo augurarci che invece il vento si alzi un pochettino. Per quale motivo? Perché gli aspi naturalmente vengono in caccia sporcandosi l'acqua, diciamo, col movimento del lago e quindi con le onde. Sicuramente sono meno sospettosi e sono anche più propensi nel mangiare. Sarà un po' più fastidiosa l'azione di pesca, però ci divertiamo veramente tanto. Naturalmente, se abbiamo forte vento che si è alzato come oggi, potremo usare sicuramente la barra, quindi avremo una costanza magari di fiondata più lenta, però comunque sia abbiamo la comodità della barra che riusciamo a scaricare meglio il vento. Gli aspi vengono a cacciare nel sottoriva, quindi sicuramente non ci serve una Ruba Sien lunga, massimo 11 metri. Ora noi stiamo pescando a 9 metri e mezzo, quindi, e ne stiamo prendendo diversi di aspi, quindi il divertimento è anche quello, e non servono diciamo le classiche Ruba Sien di prima fascia oppure per pescare pesce bianco, cioè con Ruba Sien da carpodromo, Ruba Sien, eccolo, con Ruba Sien robuste. Anche con una spesa minima il divertimento è assicurato.
Che dire, ci siamo veramente divertiti. Oggi grandissima bella pescata e penso che i pesci lo dimostrano, sono dei pesci per me bellissimi da pescare, anche se per molti non è un pesce da gara, ma è un pesce veramente di un divertimento assoluto. Quindi possiamo dire che Corbara oggi ci ha regalato veramente tantissime catture, pesci meravigliosi, come ho detto prima, tanti pesci sopra il chilo, e vi invito a venire a provare questa tecnica di pesca con la ruba Sien ad Aspi, che è veramente divertente. A presto ragazzi! Milo ci ha regalato veramente una chicca, ma veramente una chicca che penso non abbia nessuno. Il nuovo portapunte, e vediamo come portapunte, dove noi possiamo alloggiare benissimo le punte da 5, 7, 10, 20 punte. L'unica cosa ragazzi che è un pochino scomodo da portare, diciamo, perché è un portapunte diciamo lungo circa 6 metri, del peso intorno ai 160-180 kg, quindi però Milo l'ha voluto fare molto stabile, e almeno anche in presenza di vento, di turbolenza, diciamo, le nostre vette stanno veramente riposte perfette, quindi penso che sia un prodotto che verrà venduto sia in Italia che all'estero, perché è veramente un prodotto unico al mondo.